probabilmente professor Trenti lo conoscono in molti, oppure la curiosità di capire qualcosa di più di questo universo, passo subito a presentare l'assessore Giretti che porgerà il saluto dei padroni di casa. A casa del comune, l'assessore Girelli rappresenta qui l'amministrazione comunale e porta il suo saluto. Poi io riuscirò, spero, forzandomi un pochino, a presentarmi. Ma mi sa che lo conoscete più di me, insomma, nel senso che vedo qui un sacco di amici quando sono venuti. Ciao, insomma, è veramente un gruppo affiatatissimo di amici. Brevemente, come sempre cerco di essere, visto insomma che l'incontro, insomma, l'obiettivo proprio ovviamente non è ascoltare me, anche perché non sarebbe un bel racconto il mio. Allora, ringraziamento come sempre ovviamente a Leonardo, presidente, che comunque è sempre presente e con la sua associazione comunque offre delle serate di alto spessore, insomma, e il risultato si vede. Non è banale riempire le sale, da sempre una bella soddisfazione, e soprattutto quando insomma abbiamo dei relatori che portano un contributo importante per tutta la cittadinanza. Quindi il mio è veramente un ringraziamento a Leonardo, a Trenti, e soprattutto un saluto da parte insomma, di tutta l'amministrazione che insomma, mi ha raccomandato di portarlo. Quindi una buonissima serata, grazie. Due brevi note che ho preso rubandole dal suo sito nel computer, quindi molto di più dire a lui. Sapete che si è laureato all'Università, alla Scuola Superiore di Pisa. Dopo il dottorato di ricerca ha lavorato negli Stati Uniti, presso l'Istituto di Scienza dello Spazio Telescopico e presso l'Università del Colorado. Poi è stato professore presso l'Università di Cambridge. Attualmente è docente di alto livello presso l'Università di Melbourne. Ed è la Melbourne che arriva, non tanto e solo per fare una rimpatriata in famiglia in quel di Arco, ma anche perché qui ci sono dei convegni, dove dicevi su a Sesto Fusteria. A Sesto Fusteria c'è un convegno, quindi già che ci sono vado ancora a sentire e a incontrarmi con dei colleghi. Cosa fa Michele? Michele è uno studioso di astrofisica che studia soprattutto la formazione e l'evoluzione delle stelle e delle galassie nell'infanzia dell'universo, come avete visto su un invito che sicuramente avete notato qui e anche arrivato a casa dei nostri soci. Ha avuto la grande possibilità di essere collocata fra i primi 10 utenti del famoso telescopio Hubble, si dice bene così? Hubble, già dal 2001. Telescopio che, come sapete, è veramente un... Non è, mi dicono che non è più già l'ultima, ce n'è già un altro di più potenti, quindi una cosa allucinante come il computer, per farci comprare il computer che è già vecchio, che è già obsoleto, no? Così succede anche nel campo dell'astrofisica. Lui ha utilizzato questo telescopio come ricercatore principale per circa 2 mesi, quindi ha avuto veramente un gran spazio di tempo per poter utilizzare uno strumento che è riservato a pochissimi, non a pochi, a pochissimi. Poi ho preso questo pezzo che io non so cosa vorrà dire, ma lui ce lo spiegherà. È interessato, oltre alla formazione delle galassie, alla modellazione teorica e alla simulazioni informatiche della formazione di galassie, nella comprensione della connessione tra gamma, ray e burst, e la formazione di stelle e nelle dinamiche dei sistemi stellari antigravitativi come i cluster globali. Ecco, io ho detto tutto ma non ho detto niente, nel senso che io sinceramente ho preso dal computer questo pezzo e ho detto, beh, adesso Michele ce lo spiegherà, perché insomma è una cosetta abbastanza importante. Una nota che voglio fare è questa. Ha organizzato insieme con altri una cosa molto importante, se ti do la pagina della parola. È l'organizzatore principale della Kathmandu Astrophysics School, un'iniziativa di tutoraggio e sviluppo professionale che mira principalmente agli studenti postlaureati astrofisici del Nepal, ma è aperta anche a studenti internazionali.
La prima edizione della scuola è stata tenuta presso l'università di Trimbuvan, di Kathmandu, con tema ordine di grandezza astrofisica dal 24 al 28 ottobre 2016. Detto tutto questo, io voglio dire quello che ha detto lui. Il dice, come scienziato che ha beneficiato di finanziamenti pubblici, sono lieto di impegnarmi in attività di ricerca scientifica, tra cui lezioni pubbliche, interviste, lezioni scolastiche. Ho detto, boh, siamo in questo ambito, nella lezione scolastica, quindi rientriamo anche nella tua attività. Michele, io ti cedo il microfono, ti ringrazio infinitamente di essere qui e ti, veramente ti dico bravissimo da fin d'ora. Grazie Michele. Grazie molto dell'introduzione. Cosa preferite? Mi sentite senza microfono? Preferite che usare me? Leonardo ha già raccontato un po', io mi occupo della formazione, dell'evoluzione delle galassie, specialmente nell'infanzia dell'universo. E oggi nei prossimi 40 minuti vi presento un pochino di immagini del telescopio spaziale Hubble, cerco di raccontarvi un po' cos'è una galassia e come possiamo andare a osservare le galassie nell'infanzia dell'universo. Quindi per iniziare il nostro viaggio verso questi oggetti lontani possiamo andare a guardare il cielo stellato, partendo magari da un posto che è un pochino lontano dalla civiltà. Qui nelle nostre montagne abbiamo dei posti dove si riesce a vedere bene il cielo stellato, però se ci spostiamo ancora più lontani dalla civiltà, come in questa immagine, siamo nelle montagne cilene, riusciamo a vedere ancora di più già ad occhio nudo il cielo stellato. E qui abbiamo Venere e Giove, è un'immagine del 2009 quando i due pianeti hanno il ciclo di loro. Possiamo vedere un pochino di luce del nostro sistema solare, la luce, la cosiddetta luce zodiacale. Vediamo qui in questa zona luminescente, questa è la nostra Via Lattea, la nostra, stiamo guardando nel disco della nostra galassia, poi parleremo di che cos'è una galassia, come possiamo caratterizzare il disco. Vediamo anche una meteora qui. Abbiamo ovviamente tante stelle, questo è più o meno quello che si vede come cielo stellato e a occhio nudo. Ora possiamo migliorare la cosa andando a usare un telescopio. E prima di iniziare a passare il telescopio, scusate se non l'ho detto subito, lasciatemi fare una piccola parentesi, questa è una chiacchierata informale, quindi se avete domande non esitate a interrompermi e possiamo rispondere alle domande, oppure se preferite possiamo parlare alla fine. Però non esitate a interrompermi se c'è qualunque cosa che volete chiedere. Mi chiedo, forse è possibile abbassare magari un attimino le luci, soprattutto verso lo schermo? Abbiamo qualche immagine, come vediamo meglio il cielo stellato di notte? Sì, così. Perfetto, così riusciamo a vedere meglio le nostre immagini. Stavo dicendo, questo è quello che si vede come cielo stellato ad occhio nudo in un posto lontano dalla civiltà. Se noi usiamo i telescopi riusciamo a vedere che quello che sembra uno spazio nero tra le stelle che osserviamo ad occhio nudo si popola di oggetti. E ho qui un'immagine che ho preso con il telescopio spaziale Hubble, è una porzione del cielo piccolissima, più o meno 200 volte più piccola della dimensione della Luna piena, eppure vediamo che quando osserviamo una zona del cielo così che tipicamente pensiamo è completamente nera, appaiono tanti oggetti diffusi, come delle nebulose diffuse e colorate. Nella maggior parte di questi oggetti sono le galassie. E quindi la prima domanda che ci possiamo chiedere quando vediamo un'immagine così è: che cos'è una galassia? Per rispondere a questa domanda possiamo usare un'immagine di una galassia vicina, la galassia di Andromeda, che è
così vicina a noi in termini relativi delle distanze che sono dell'universo, che se siamo in un posto lontano dalla civiltà come il deserto dell'Ande cinesi, si riesce anche a vedere ad occhio nudo, appena appena, come un puntino diffuso nel cielo. Qui invece, per capire meglio che cos'è, stiamo usando delle immagini prese con una combinazione di telescopi da Terra e dallo spazio, e vediamo tutta questa struttura rappresentata qui nella nostra immagine. E ci ritroviamo con la galassia di Andromeda, e una galassia che sta a più o meno 23 milioni di trilioni di chilometri da noi. Questo cosa vuol dire milioni di trilioni? Vuol dire che noi possiamo prendere 2.3 e poi mettiamo 2 e poi ci mettiamo altri 19 zeri dietro. Inizia a diventare un pochino complicato, diciamo, con queste distanze. Questa è una galassia simile alla nostra, più vicina. Quindi noi diciamo, va bene, allora consideriamo le distanze invece che parlare di chilometri, usiamo una nuova unità di misura, e usiamo un'unità di misura l'anno luce, che è per la distanza che la luce percorre in un anno. E allora questi 23 milioni di trilioni di chilometri, una cosa che ci porterebbe via una riga intera a scrivere su un foglio di carta, invece diventano una cosa un pochino più maneggevole, diventano 2.5 milioni di anni luce. Quindi parleremo poi ora le distanze sia da noi verso le galassie, sia le dimensioni stesse delle galassie, poi in questa presentazione tenderò a usare questa unità di misura. Quanto tempo ci mette la luce ad andare da noi verso l'oggetto che osserviamo, oppure nel caso della dimensione, quanto tempo ci mette la luce ad esempio ad attraversare da un'estremità all'altra questa galassia. Nel caso di dimensione, questa è una galassia che è più o meno 100.000 anni luce di dimensione, e se vogliamo ancora fare una connessione con i chilometri è più o meno 1 milione di trilioni di chilometri, quindi un 1 con 18 zeri dietro di chilometri. È una bella distanza. E quando ci mettiamo in tutto questo spazio, più o meno ci sono 100 miliardi di stelle, se vogliamo avere una dimensione tipica del termine di quante stelle ci sono in una galassia. 100 miliardi di stelle per Andromeda, 100 miliardi di stelle più o meno per la nostra galassia, la Via Lattea, che chiaramente noi vediamo nel cielo una struttura estremamente diffusa, perché noi siamo, se questa fosse un'immagine della Via Lattea, noi saremmo più o meno qui in una zona un pochino periferica. Quando guardiamo dentro in questo disco della galassia, vediamo più stelle rispetto a quando guardiamo fuori dal disco. Quindi questa è una bella immagine di una galassia simile alla nostra. Ho parlato un pochino di disco della galassia, quindi vediamo che tipi di galassie ci sono. Abbiamo visto le dimensioni tipiche, quante stelle ci sono, che forme prendono le galassie. E una forma piuttosto comune nell'universo sono le galassie a spirale o al disco. Abbiamo visto Andromeda, la nostra galassia, la Via Lattea, sono galassie a disco, galassie a spirale, e qui quando la guardiamo frontalmente vediamo questa struttura, tutti questi bracci delle spirale, e questa è un'immagine di una galassia che si chiama M101, da un catalogo che l'astronomo Messier aveva costruito degli oggetti più brillanti del cielo che riusciva a osservare nel suo telescopio, che non fossero stelle, più di 100 anni fa. E questo è un mosaico, questa immagine che abbiamo qui, è un mosaico preso da 51 esposizioni fatte con il telescopio spaziale Hubble. È l'immagine più dettagliata di una galassia spirale che abbiamo.
è una galassia, se viene, questo è più o meno 170.000 anni luce di diametro, ha più o meno, questa è una galassia un po' più grande, ha più o meno scusate, 1.000 miliardi di stelle, invece che i soliti 100 miliardi di stelle, questa è una galassia un po' più grande, un po' più massiccia, 1.000 miliardi di stelle, e si trova a più o meno a 25 milioni di anni luce dalla Terra, quindi 10 volte più distante di Andromeda. Se la vogliamo confrontare come dimensione nel cielo, questo è più o meno un quinto della dimensione della Luna piena, se andiamo a confrontarla con un altro oggetto comune nel cielo. Quindi veramente ci dà l'opportunità di avere una vista estremamente dettagliata della struttura di una galassia spirale. Abbiamo visto questa bella galassia spirale, visione frontale, e abbiamo parlato delle dimensioni. Cosa succede se guardiamo una galassia a spirale nella direzione lato, nella parte sottile? Ci possiamo fare un'idea di come sono le dimensioni di questo disco, perché diciamo che le spirali sono galassie a disco. Vediamo che più o meno come un frisbee, o se vi piacciono queste frittellini pancake da colazione che sono molto popolari negli Stati Uniti, la struttura pancake, diciamo più o meno 1 a 10 come dimensioni. E qui vediamo poi un pochino più nel centro, c'è il cosiddetto bulbo della galassia spirale, struttura sferica nel centro che la fa sembrare un pochino più panciuta. Qui vediamo anche questo effetto della polvere, della polvere che sta oscurando la luce delle stelle in questa galassia che si chiama NGC 4710, da un altro catalogo, e fa parte del cluster della massa di galassie della Vergine, da più o meno 65 milioni di anni luce da noi. Quindi abbiamo visto qualche immagine di galassie spirali. Ci sono altri tipi di galassie nel cielo, certamente. C'è un'altra categoria principale delle galassie che abbiamo, sono galassie più o meno di sferiche un pochino schiacciate, le chiamiamo galassie ellittiche. La differenza principale è che le galassie spirali tendono ad essere galassie che hanno stelle più giovani, hanno gas, hanno, abbiamo visto questa polvere che è più scura. Le galassie ellittiche tendono ad essere invece delle galassie più vecchie, hanno formato stelle nel passato, ma non stanno formando stelle al momento in cui le osserviamo, e quindi hanno relativamente meno gas rispetto alla massa stellare. E qui sono più o meno palloni, magari un pochino schiacciati, stessa idea come in termini di distanza da una parte all'altra, stiamo parlando sempre ordine di 100.000 anni luce per passare andare da un'estremità all'altra, come ordine di grandezza del numero di stelle, diciamo sempre 100 miliardi di stelle, è un buon numero per ricordarci. E questa è questa galassia NGC 1132, che è stata sempre osservata dal telescopio spaziale Hubble, ha più o meno 300 milioni di anni luce da noi, quindi ci stiamo allontanando sempre di più dalla Terra con queste immagini. E una cosa che mi piace molto di questa immagine è che ci fa capire come lo spazio tra le stelle sia così tanto che una galassia fondamentalmente è trasparente a quello che si vede, che c'è dietro. Infatti vediamo qui la luce diffusa della nostra galassia ellittica che sta vicino a noi, e se guardiamo bene dietro possiamo intravedere altre galassie che sono più lontane da noi. Quindi questa è un'immagine che trasmette l'idea che anche se siamo in una galassia lo spazio principalmente è vuoto. Poi, se vogliamo andare a vedere, abbiamo visto che ci sono due categorie di galassie, le galassie a disco, le galassie spirali e le galassie ellittiche.
Ovviamente l'universo è grande, ci sono tanti altri oggetti che non si classificano facilmente, e in particolare un'altra categoria di galassie sono le cosiddette galassie irregolari o le galassie che stanno interagendo tra di loro. E possono avere delle immagini che sono veramente molto belle, come questa coppia di galassie che originariamente erano galassie spirali, che stanno avendo una collisione cosmica l'una con l'altra. E quindi vengono distrutte, tutte le stelle vengono, le galassie vengono distrutte tra di loro, le stelle in realtà non succede nulla, le stelle vengono solo riorganizzate le loro orbite e il gas viene un po' mescolato tra di loro, vediamo queste bellissime forme, questa si chiama la cosiddetta coppia di galassie dei topi, e che è stata presa di nuovo con il telescopio spaziale Hubble. È questa danza cosmica di due galassie che si stanno scontrando l'una con l'altra. Facendo una piccola digressione, questo è quello che succederà con la galassia di Andromeda e con la nostra galassia. Sono su un'orbita di collisione l'una con l'altra, ma fortunatamente non dobbiamo preoccuparcene, non succederà nulla per così. Però se ci saranno degli astronomi che magari da un'altra galassia vanno ad osservare nel nostro distante futuro quello che succede alla nostra alla Via Lattea e ad Andromeda, potranno vedere qualcosa di simile. Allora, tutte le immagini che vi ho mostrato finora sono state prese con il telescopio spaziale Hubble, perché quindi spendiamo un minuto o due a parlare del qual è il beneficio dell'osservare oggetti astronomici dallo spazio invece che da Terra. E chiaramente è molto più facile costruire, è molto meno costoso costruire un telescopio a terra per un osservatorio piuttosto che costruirlo, lanciarlo nello spazio e doverlo operare remotamente. Però c'è un problema: se noi abbiamo dei nostri telescopi a terra, abbiamo l'atmosfera che ha due effetti sulla luce degli oggetti distanti. Uno, parzialmente l'atmosfera assorbe la luce, specialmente nelle lunghezze d'onda dell'infrarosso o dell'ultravioletto, che quindi non possono essere osservate in maniera efficiente da terra. Inoltre, l'atmosfera fa un pochino, come dire, scuoca le immagini, perché i fotoni che passano attraverso l'atmosfera possono essere deviati dall'interazione con le molecole della nostra atmosfera. E quindi, se noi siamo nello spazio, non abbiamo questo problema. L'idea di quanto si guadagna ad osservare nello spazio è illustrata in questo pannello, in questi pannelli di quattro figure. Sulla sinistra dell'immagine abbiamo una porzione di cielo che è osservata da terra con il telescopio Subaru giapponese, che è uno dei nostri telescopi più potenti che abbiamo da terra. C'è uno specchio di 8 metri di diametro. Sulla destra invece abbiamo la stessa immagine presa con il telescopio spaziale Hubble, che ha uno specchio di soli 2 metri e 40 centimetri di diametro. E potete vedere, quando andiamo a fare uno zoom in un gruppo di galassie che stanno interagendo, come proprio nonostante il telescopio Subaru più grande, che in linea di principio dovrebbe avere un potere risolutivo maggiore di Hubble, dovrebbe darci immagini che sono 3 volte più chiare in termini di dettagli spaziali rispetto ad Hubble, in realtà la luce da Terra è tutta un po' sfocata, e quando osserviamo con Hubble la stessa zona abbiamo molti ma molti più dettagli. E quindi veramente l'astronomia, soprattutto per gli oggetti più distanti, quelli più difficili da studiare, è stata trasformata dal lancio, ormai più di 25 anni fa, del telescopio spaziale Hubble, che orbita più o meno 600 km dalla superficie terrestre, fa un giro della Terra ogni 90 minuti,
si muove più o meno 8 km al secondo lungo quest'orbita, e mentre si muove per più o meno metà dell'orbita riesce ad osservare e a prendere immagini di oggetti astronomici distanti, e ha veramente trasformato la nostra conoscenza di come le galassie si formano e evolvono nel corso della storia dell'universo. Adesso che abbiamo visto che cos'è una galassia, un po' le varie caratteristiche della galassia, iniziamo il nostro viaggio verso le galassie più distanti. Finora abbiamo visto oggetti molto vicini, dove Hubble ha un campo di vista così piccolo che a volte bisogna fare un mosaico perché una galassia intera non ci sta in un campo di vista di Hubble. Invece qui ho un'immagine presa per cercare di studiare gli oggetti più distanti da noi, ed è chiamato l'Hubble Extreme Deep Field, il campo profondo estremo, ed è chiamato estremo perché questa immagine, che ha una dimensione appunto tipo 150 volte più piccola della Luna, qui è messa per confronto alla dimensione della Luna piena, questo quadratino rosso qui è la dimensione di questo campo estremamente profondo, che è stata fatta nella costellazione di Fornax, che è nel cielo del sud. E questa immagine qui a colori che abbiamo è stata presa per più di 3 settimane. Hubble ha puntato questa piccola porzione del cielo. Ed è, vediamo che quello che sembra di solito uno spazio nero dall'occhio nudo o con altri telescopi, in realtà è pieno con migliaia di galassie. Quindi, che cosa possiamo imparare da questa immagine? Questa è un'immagine veramente che ha portato alla produzione di più di 100 articoli scientifici su tutta una serie di temi diversi di astronomia. E questa sera vi provo a dare un'idea veloce di qualcuno di questi temi. Una domanda che ci possiamo fare, ad esempio, è: ma quante galassie ci sono nell'universo? Quanto sono distanti da noi? Le galassie che osserviamo sono tipicamente giovani, sono tipicamente vecchie, e le proprietà evolvono nel tempo. Se andiamo a guardare le proprietà delle galassie che sono più distanti da noi, sono diverse dalle proprietà delle galassie più vicine. Questa immagine contribuisce a rispondere a tante di queste domande. Vediamo, possiamo partire e fare un piccolo conticino sul vedere quante galassie ci sono nell'universo. E ora questa è l'unica parte di matematica, è solo una moltiplicazione, quindi non spaventiamoci troppo anche se è venerdì sera. Basta, per capire quante galassie ci sono nell'universo possiamo fare due cose. Prima contiamo quante galassie ci sono in questa immagine, che è così profonda, come vedremo poi dopo, che fondamentalmente ci permette di raggiungere quasi la frontiera di quello che si può osservare. Arriviamo quasi al bordo dell'universo osservabile con questa immagine, in termini di quante galassie possiamo andare a vedere. Se contiamo, ci sono un pochino più di 5.000 galassie. Poi ci possiamo chiedere quindi quant'è l'area di questa immagine rispetto all'area di tutto il cielo. E questa immagine è più o meno una parte in 13 milioni del cielo. Quindi se noi volessimo ripetere e osservare tutte le galassie che ci sono nell'universo con Hubble, dovremmo spendere 3 settimane per ogni appuntamento, ripeterlo 13 milioni di volte, avremmo osservato tutto il cielo alla profondità dell'Hubble Extreme Deep Field. Facciamo questa moltiplicazione, abbiamo 5.500 per 13 milioni, e esce fuori che ci sono più o meno 70 miliardi di galassie nell'universo. Quindi se volete uscire ricordando due numeri semplici, una galassia tipicamente ha 100 miliardi di stelle, e ci sono 100, più o meno 100 miliardi, se approssimiamo 70 miliardi con 100 miliardi, di galassie nell'universo. E questa è un'idea, sì. Come fa Hubble a puntare per 23 giorni se gira così veloce?
Sì, sì, questa è una domanda molto buona. Allora, come facciamo a ottenere queste immagini così profonde? Quello che succede è che Apple, tipicamente per ottenere queste immagini, fa una combinazione di varie immagini. Quindi Apple riesce a puntare una zona del cielo più o meno al massimo per 30-40 minuti, poi dopo viene, siccome si muove così velocemente, dopo quella zona del cielo viene coperta dalla Terra. Quindi poi dopo, quando ritorna nella seconda orbita, fa un'altra osservazione, e poi un'altra, e Apple ha un sistema di puntamento così preciso che riusciamo a ritornare esattamente nella stessa zona. E quindi questa qui è un'immagine in realtà che è stata ottenuta non 3 settimane contemporaneamente, ma ci sono anche immagini, ci sono delle esposizioni che sono state prese ad anni di distanza nel corso degli anni. Poi abbiamo combinato tutto e riusciamo ad andare, siamo così precisi con il puntamento, riusciamo ad allineare le immagini e quindi a combinarle in maniera efficace. Grazie per la domanda, era un'ottima domanda. E quindi dicevamo più o meno 100 miliardi di galassie nell'universo. Allora, cos'altro possiamo imparare? Allora andiamo a vedere un pochino il concetto di distanza e di età delle galassie. E qui iniziamo a incontrare un po' un problema, perché noi guardiamo questa immagine è solo in 2 dimensioni. Chiaramente qui avremo delle galassie che sono più vicine a noi e delle galassie che sono più lontane da noi. E un'altra complicazione che abbiamo, se vogliamo cercare di capire la distanza e l'età delle galassie, è che questi due concetti sono correlati tra di loro. Perché? Perché la luce è lenta e ci serve tempo per osservare le galassie che sono più distanti, i fotoni ci mettono del tempo a raggiungerci. Quindi, ora, c'è un concetto che magari non è molto familiare, non preoccupatevi, adesso andiamo a vedere un pochino più in dettaglio perché gli astronomi, quando dicono che osservando gli oggetti distanti, vanno a osservare gli oggetti nel passato dell'universo. E per capire questo concetto partiamo da un esempio di tutti i giorni che soprattutto le persone magari che non sono più così abituate a usare il computer ma ancora a usare la posta si possono ricordare meglio. Ma abbiamo qua questo esempio di Bob che scrive, è successo qualcosa di interessante, non siamo ancora nell'era di internet, quindi non può mandare messaggio su Facebook o WhatsApp alla sua amica Alice, e allora lui dice, Bob dice, scrivo una lettera ad Alice per raccontare che cosa è successo oggi. E Bob scrive, mette dell'informazione nella lettera, poi chiude la lettera, la porta in posta, e la posta, dopo un paio di giorni, consegna la lettera ad Alice. Quando Alice riceve la lettera, la apre, riceve dell'informazione di qualcosa che è successo nel passato, al momento in cui Bob ha scritto la lettera. E questo concetto è esattamente quello che succede nel caso della luce che viene dalle galassie distanti. Visto che la velocità della luce sono 300.000 km al secondo, che può sembrare qualcosa di velocissimo per la nostra esperienza quotidiana, ma in termini di distanze cosmiche è una velocità lenta, quando succede che i fotoni ci mettono tempo per viaggiare dalle galassie distanti a noi, e più una galassia è distante, più tempo ci mettono i fotoni, quindi andiamo a vedere come erano quelle galassie nel passato. E quindi quando noi osserviamo gli oggetti più distanti a noi, vediamo come erano le galassie nell'infanzia dell'universo. Vediamo un attimino meglio questa idea della lentezza della luce. Come dicevo, 300.000 km al secondo, la velocità di propagazione della luce e dell'informazione, è praticamente istantanea sulla Terra. Quando io sto parlando qui, in fondo alla stanza più o meno la luce ci mette 10
nanosecondi, 10 miliardesimi di secondo per propagarsi da me fino alle persone che sono in fondo a questa stanza. Chiaramente qualcosa che possiamo considerare praticamente istantaneo. A livello della Terra, se iniziamo a chiederci quanto tempo ci mette la luce a propagarsi da Melbourne, in Australia, dove vivo, all'Europa, poi iniziamo a parlare di unità di tempo che si possono misurare un pochino più facilmente, sono 50 millisecondi o 0.05 secondi. E chi di voi magari fa l'allenatore di atletica e ha un buon cronometro, può provare a esercitarsi, a provare a far partire il cronometro e a fermarlo immediatamente e vedere se riesce a farlo più velocemente del tempo che la luce ci mette ad andare da Melbourne all'Europa, 0.05 secondi. Comunque sempre numeri molto molto piccoli, bisogna dire praticamente istantaneo. Se iniziamo a spostarci nell'ambito del nostro sistema solare, iniziamo a vedere dei tempi di propagazione della luce, dell'informazione, che sono un pochino più significativi. La luce che vediamo dalla Luna ci ha messo un secondo più o meno ad arrivare. Se noi ci vediamo la luce del Sole, ci mette 8 minuti. Quindi se qualcosa succedesse al Sole, per 8 minuti noi non ce ne accorgeremmo, perché i fotoni sono già partiti, sono in viaggio verso di noi, quindi noi riceviamo l'informazione 8 minuti dopo. Se andiamo verso il bordo del nostro sistema solare, e qui ho un'immagine del pianeta nano Plutone, come è stato preso dalla sonda New Horizons un paio di anni fa, quando passava vicino a Plutone, ci mette 5 ore la luce. E qui iniziamo ad avere dei problemi ingegneristici non indifferenti. Ad esempio, quando un'agenzia spaziale comunica con una sonda nel sistema solare, i comandi non sono istantanei, ma deve mandare i comandi, vengono ricevuti fino ad ore dopo. E quindi se c'è una manovra da fare, ad esempio, per attivare, cambiare direzione, deve essere spedita, viene ricevuta ore dopo, e poi l'effetto di quella manovra noi lo vediamo di nuovo ore dopo, quasi mezza giornata dopo. E quindi qui ci iniziamo a rendere conto di quanto è lenta la luce. Ma veramente quanto è lenta la luce lo vediamo quando iniziamo a chiederci quanto tempo la luce ci mette a raggiungerci dalla nostra stella più vicina. La stella più vicina, Proxima Centauri, che è una compagna nana di Alfa Centauri, che al momento sta orbitando davanti alla sua stella principale, e quindi è un pochino più vicina a noi di Alfa Centauri, è più o meno 4 anni il tempo che la luce ci mette a raggiungerci. Se noi abbiamo già visto questa immagine di Andromeda, che è una galassia grande, per grande intendo come dimensioni comparabili a quella della nostra galassia Via Lattea, nel nostro vicinato cosmico, sono 2,5 miliardi di anni. E quindi qui spero, con questa idea, questo viaggio dalla lentezza della luce nel contesto di questa stanza fino alla scala di distanze di galassie, di avervi convinto che se noi prendiamo Hubble e cerchiamo di osservare gli oggetti che sono più distanti da possibile, andiamo a vedere le galassie come erano nell'infanzia dell'universo. E con Hubble riusciamo a raggiungere distanze che superano i 13 miliardi di anni luce. L'universo è più o meno a metà di 13.7-13.8 miliardi di anni, quindi questo vuol dire che con Hubble riusciamo ad andare a osservare galassie quando l'universo aveva solo 0.5 miliardi di anni d'età. Quindi andiamo a vedere l'infanzia dell'universo. E come abbiamo visto, quindi, il concetto di distanza e osservazioni nel passato, poi abbiamo sempre il problema che queste immagini sono in due dimensioni. Allora, com'è che facciamo a capire quali sono le galassie vicine e quali sono le galassie lontane? E qui entra abbiamo l'espansione dell'universo, che ci aiuta un pochino a caratterizzare la distanza degli oggetti, perché le galassie più sono distanti, più appaiono rosse nelle nostre immagini. E questo può sembrare magari un po' strano immediatamente, e andiamo a vedere velocemente come queste due cose sono connesse.
questa connessione tra quanto un oggetto è rosso, il colore di un oggetto e la distanza ha a che fare con il fatto che l'universo, a partire dal Big Bang 13,8 miliardi di anni fa e ad oggi e nel futuro, si sta continuamente espandendo. E i fotoni, che ci mettono miliardi di anni a raggiungerci dagli oggetti più lontani, mentre viaggiano in questo universo in espansione, hanno la loro lunghezza d'onda che viene espansa con l'espansione dell'universo. E quelli di voi che magari hanno fatto un po' di fisica sanno che l'energia di un fotone dipende dalla lunghezza d'onda. Più la lunghezza d'onda è piccola, più il fotone ha energia. E quindi più il fotone è blu, perché i colori blu sono associati all'energia più alta rispetto al colore rosso, che è associato all'energia più bassa. Quindi quello che succede è che se noi abbiamo una galassia che sta formando stelle, che emette fotoni energetici che sono blu, però è distante da noi, i fotoni iniziano, partono blu, poi mentre viaggiano, mentre l'universo si sta espandendo nel tempo, e quando ci raggiungono, la galassia ci appare rossa. E quindi abbiamo stabilito una connessione tra i colori delle galassie e la distanza. E questa è un'indicazione che possiamo fare per vedere quali sono gli oggetti più interessanti di un'immagine, poi fare osservazioni con dei telescopi per prendere uno spettro, anche col telescopio spaziale stesso, che però è molto più difficile e complicato di fare un'immagine, e andare a misurare esattamente la distanza di questi oggetti da noi. E quindi abbiamo il concetto più distante, più rosso, e possiamo andare a prendere l'Hubble Extreme Deep Field, questo campo ultraprofondo, e andare un pochino a guardare quali sono le distanze degli oggetti tra noi. Ho qui, questo è uno degli oggetti più vicini che c'è in questo campo, che non sia una stella. Qui per riferimento vediamo una stella, ma la maggior parte di questi punti luminosi sono galassie. Questo è solo 6 miliardi di anni luce da noi, è una galassia di 20ª magnitudine, per quelli di voi magari che hanno un po' di passione di astronomia, oppure per, se non sapete collocare un'indicazione quant'è 20ª magnitudine, è più o meno 1 milione di volte più debole dell'oggetto più debole che si riesce a osservare ad occhio nudo. È una galassia che è più o meno ha una massa stellare 10 volte la nostra galassia, quindi è più o meno 10 volte più brillante della nostra galassia, però è a 6 miliardi di anni luce da noi, quindi è 1 milione di volte più debole della soglia dell'occhio umano in termini di quello che si può andare a osservare. E questa è una bella galassia, vediamo, una bella galassia spirale, si riescono a capire tanti dettagli. Ci spostiamo un pochino più distanti in questa immagine, dobbiamo iniziare proprio a ingrandire, perché se guardiamo solo nell'immagine globale non si vede quasi niente. Vediamo questo puntino un po' giallino che ci ha cambiato già il colore, si sta arrossando, è una galassia che ha più o meno 12 miliardi e mezzo di anni da noi. E in questa immagine ci sono un'altra cinquantina di galassie che sono a questa distanza o più distanti ancora. Se andiamo a guardare il record della distanza dell'immagine, qui dobbiamo veramente impegnarci a andare a usare la lente di ingrandimento quasi nell'immagine, e vediamo che questo puntino rosso che si trova in questa zona dell'immagine, ed è una galassia che ha 13,3 più o meno miliardi di anni luce da noi, ed è osservata quando l'universo aveva più o meno 450 milioni di anni. Ora vi ho fatto qualche esempio di oggetti particolari, ma con i miei colleghi all'Istituto di Scienze
centro del telescopio spaziale a Baltimora, abbiamo messo insieme le informazioni sulla distanza di un pezzetto dell'Hubble Extreme Deep Field e adesso facciamo un viaggio attraverso queste immagini. Stiamo vedendo le galassie che passano di fronte allo schermo, partendo da quelle più vicine a noi, andando a quelle sempre più lontane da noi. Inizialmente vediamo, abbiamo più dettagli delle galassie, poi gli oggetti diventano sempre più piccoli, meno luminosi, e qui ci stiamo avvicinando a una galassia, questo puntino rosso, che ha più di 13 miliardi di anni luce tra di noi, è una delle galassie più distanti che abbiamo scoperto con il telescopio spaziale Hubble. Possiamo riguardarci di nuovo questo filmato una seconda volta e vediamo che all'inizio, relativamente vicino a noi, le galassie tendono ad avere più struttura, poi, man mano che ci allontaniamo, le galassie tendono ad avere sempre meno struttura. Parte è un problema che il telescopio spaziale Hubble non è abbastanza potente per osservare queste galassie distanti, ma parte anche proprio una trasformazione delle proprietà intrinseche di queste galassie. Se ci mettiamo a fare un pochino di analisi quantitativa della distribuzione delle galassie in funzione della distanza e quindi del tempo che noi chiamiamo di guardare indietro nell'universo, possiamo costruire qual è il tasso di natalità, il tasso di formazione delle galassie per unità di tempo durante la storia dell'universo. Abbiamo qui una versione semplificata di un grafico da un articolo scientifico che ci fa vedere quant'è il tasso di natalità delle galassie sull'asse verticale in funzione dell'età dell'universo in miliardi di anni, e vediamo questa scala lungo l'asse orizzontale è stata dilatata nel primo periodo per far vedere come all'inizio si formavano poche stelle, poche galassie, poi man mano che il tempo passava abbiamo avuto la formazione sempre più rapida di galassie, abbiamo avuto attorno a più o meno 3 miliardi di anni fa il picco di formazione stellare, lo chiamiamo il mezzogiorno cosmico, e poi negli ultimi 10 miliardi di anni il tasso di formazione delle galassie sta scendendo e ci aspettiamo che diminuisca sempre di più man mano che andiamo nel futuro. Quindi qui vi ho dato un pochino un'introduzione alle galassie durante tutta la storia dell'universo. Può essere una domanda che ci chiediamo è: ma perché, qual è la motivazione per andare a fare questo studio? È quello dell'origine cosmica, una domanda che tanti di noi si fanno, che tante discipline affrontano ciascuna con le proprie tematiche e con i propri metodi differenti, di da dove veniamo, come siamo nati. Con il telescopio spaziale Hubble riusciamo a dare una risposta, un'osservazione più o meno al 95% della storia dell'universo. Solo il primo mezzo miliardo di anni diventa difficile da studiare in termini di formazione ed evoluzione delle galassie. In particolare Hubble ha veramente trasformato quello che succede al mezzogiorno cosmico 10 miliardi di anni fa. Prima di avere il telescopio spaziale Hubble non sapevamo quasi nulla di quell'epoca, e ora l'abbiamo studiato, abbiamo migliaia e migliaia di galassie, un sacco di informazioni. Però l'alba cosmica, le prime fasi, la formazione delle prime generazioni di stelle e galassie nell'universo è ancora misteriosa, e quindi come sono le prime galassie non sappiamo ancora rispondere molto bene. Ma siamo fortunati, come Leonardo aveva detto nella sua introduzione, stiamo quasi per mandare in pensione Hubble come astronomi. Finalmente, fra un anno e mezzo, verrà lanciato il telescopio spaziale James Webb, che sarà una versione migliorata di Hubble.
uno specchio più grande, 6 metri e mezzo rispetto a 2 metri e 40 centimetri, è ottimizzato per andare a osservare nell'infrarosso, perché per via di questa espansione dell'universo, per via di questo redshifting cosmico, i fotoni delle prime galassie vengono spostati troppo nel rosso e Hubble non riesce più a vederli. E quindi con il James Webb Space Telescope riusciremo a progredire, a portare la nostra frontiera delle osservazioni di galassie ancora più distante da noi, ancora più vicine al momento dell'origine dell'universo. Per darvi un'idea di quello che ci aspettiamo che James Webb riuscirà a fare, ovvero di andare a osservare galassie che potrebbero essersi formate solo appena 300 milioni di anni dopo il Big Bang, ho qui una simulazione che ci fa vedere come ci aspettiamo che le immagini con James Webb sulla destra siano migliori rispetto alle immagini che adesso abbiamo con il telescopio spaziale Hubble, che sono qui sulla sinistra. Quindi fra qualche anno potremo avere dei nuovi risultati ancora più interessanti sulle prime generazioni di stelle e galassie nell'universo. Giusto per concludere, faccio pubblicità al sito di divulgazione scientifica del telescopio spaziale Hubble. Se vi piacciono le immagini che avete visto in questa presentazione, potete andare su hubblesite.org e andate, c'è una galleria con migliaia di immagini a colori, tutte molto interessanti, e sono immagini che sono state prese con fondi pubblici e sono tutte libere per essere usate, non esiste copyright, quindi potete usarle come meglio volete, e potete andare a guardare tantissimi scorci dell'universo osservati con Hubble. Ora, se ci sono domande, possiamo mettere, mentre aspettiamo domande, di nuovo il filmato del fly-through, della navigazione attraverso l'Hubble Extreme Deep Field per concludere questa serata. Grazie molto per l'attenzione. Magari possiamo per le domande.